Sapevamo che sarebbe stata una partita durissima per diversi motivi. Per la classifica, perché comunque sia ci vedeva appaiati con lo stesso punteggio e quindi era una partita importantissima sia per noi che per Forlì. Per il fatto che giocavamo in trasferta in un campo che fa del sostegno del pubblico la propria forza e perché era, per noi era la terza partita in 8 giorni, visto che avevamo giocato a Ravenna il martedì precedente, poi in casa domenica con Ferrara e oggi. Quindi comunque sia il dispendio fisico che avevamo avuto nelle 2 partite precedenti, abbinata alla durezza di questa partita qua, sarebbe stata una componente ulteriore di difficoltà. Siamo stati, secondo me, bravi a contenere le folate con cui comunque sia Forlì caratterizza le proprie partite casalinghe e a non mollare nel nostro momento di massima difficoltà, continuando a giocare, continuando a difendere, provando a contenere Forlì a rimbalzo, che nei primi 2 quarti ci aveva fatto molto male a rimbalzo, e poi alla fine con un po' di lucidità e mantenendo l'aggressività costante per tutta la partita a portare a casa la vittoria. Siete giocati un po' la partita? Sì, chiaramente se le percentuali di Dwayne, ma anche poi quelle di Tim, sono queste, comunque se riusciamo ad aprire molto di più il campo e poi a giocare più facile anche con tutti gli altri. Quindi la percentuale da 3 punti è stata un fattore importante per la nostra prestazione. Però vorrei sottolineare l'apporto comunque sia di tutti i giocatori che sono scesi in campo, a partire da Scali che ha giocato 1 minuto, che comunque sia ha provato ad essere attento sulla cosa che gli avevamo detto difensivamente in quel minuto da fare, fino a tutti quelli che sono stati i protagonisti della partita. E chiaramente la percentuale del tiro da 3 punti che altre volte ci aveva penalizzato, questa volta ci ha dato una mano. Sicuramente è così, abbiamo fatto fatica, abbiamo anche giocato con dei quintetti diversi dal normale, perché abbiamo voluto provare ad aprire il campo giocando con Crockett da 5 e Pieric da 4, perché volevo provare ad avere più pericolosità dal perimetro. Ovviamente questa è una cosa che poi in allenamento non abbiamo mai provato, perché non abbiamo mai avuto Pieric fino ad ora. Il problema è che noi c'è poco da fare, cioè a noi manca tutto un retro lavoro che invece bisognerebbe fare per giocare queste partite, che non ci dà un briciolo di continuità, cioè noi non abbiamo continuità, giochiamo trazioni bene, poi giochiamo trazioni male, poi andiamo sopra di 7, poi prendiamo 8-0, poi andiamo, cioè non abbiamo nel corso della partita una continuità tale che ci consenta di a un certo punto di ribaltare l'inerzia e di mantenerla. Riusciamo sempre a rimettere in discussione quello che di buono abbiamo fatto e poi magari col sudore, con la fatica, riusciamo a rientrare, però non abbiamo mai delle certezze, e queste certezze che non abbiamo derivano dal fatto, ormai è la 100ª volta che lo dico, ma tanto non ci crede più nessuno e quindi non lo sto neanche a dire, perché tanto lo sapete già, è inutile che mi ripeta per la 100ª volta, perché se uno ci vuole credere ci crede. Il problema è che non vedo mai nessuno a vedere i miei allenamenti, per vedere chi si allena e chi non si allena, è sempre vuoto il palafiera. Poi invece alla fine della partita sono tutti allenatori e vogliono tutti sapere perché abbiamo giocato bene o giocato male. Magari se qualcuno avesse la decenza di venire a vedere qualche allenamento, magari potrebbe contestare con cognizione di causa. Ma questo l'avevamo detto prima e rimane comunque valido. Quello che ha detto questa partita è che comunque Simone, diciamo, anche se non ha una grande autonomia, però è tornato, e quindi speriamo che adesso possa avere una strada aperta per potersi allenare con continuità e quindi dare anche lui quello che manca, cioè una continuità al suo rendimento della settimana, non tanto quella della domenica, perché poi la domenica dipende da 1000 fattori, però dare continuità al suo rendimento della settimana, e questo è un dato, perché è la prima volta che Simone riesce a giocare senza avere problemi, gli manca la condizione, ma non ha avuto problemi fisici. Ha detto che Blackshear, quando ha autonomia e sta bene,
è un giocatore per noi molto importante, e questo non lo scopriamo oggi, però evidentemente per qualcuno invece sì, e ha detto quello che ho detto prima, cioè che ci manca continuità, ci manca solidità, che è dovuto al fatto che probabilmente avremo anche qualche problema strutturale, certamente non lo vogliamo negare, ma abbiamo anche tanti problemi dovuti al fatto che non siamo un gruppo che è riuscito a lavorare come avrebbe dovuto fino adesso. Il problema è che adesso, siccome vincere aiuta a vincere e perdere aiuta ad avere problemi, e abbiamo problemi, abbiamo un sacco di problemi, abbiamo anche la testa piena di problemi, oltre alle gambe e al fisico, e siamo in una condizione di classifica molto brutta, perché è inutile negare, questa era una partita spartiacque, come lo era quella con Recanati, era una partita che per noi voleva dire tantissimo, perché voleva dire tenere una squadra, la nostra rivale come Iesi, dietro in classifica, tenendo fattore campo. Adesso abbiamo perso, sono davanti a noi in classifica e ci hanno ribaltato il fattore campo, e dovremo andare là alla fine della stagione. Quindi è una partita per noi, questa è importantissima, l'abbiamo persa, e quindi questo non aiuta certamente a rinsaldare la fiducia nel gruppo, perché ripeto che vincere aiuta a vincere. D'altronde è una partita che è arrivata in un momento dove non siamo, purtroppo, un lungo momento dove non siamo al meglio, e quindi non riusciamo a fare le cose che magari all'inizio della stagione, quando eravamo anche lì, non facevamo fatica a allenarci, però eravamo un po' più freschi, avevamo un po' più di energia latente che ci faceva fare delle cose che adesso non riusciamo a fare. Le altre squadre crescono e noi facciamo fatica. Crockett ha fatto distorsione alla caviglia nel primo tempo, ha provato a giocare, ovviamente non era il Crockett solito, perché aveva male, l'abbiamo fasciato e l'abbiamo messo in campo, lui ci ha provato, ovviamente non aveva la stessa fisicità e lo stesso atletismo di sempre, quindi è stato un po' penalizzato da questo infortunio, che è arrivato molto presto nella partita. E l'abbiamo provato, ha voluto provare a stare in campo, ma ovviamente non era diciamo allo stesso grado di esplosività che normalmente lo contraddistingue.